Ragazze, buongiorno, benvenute in un nuovo vlog o bentornate e buona domenica. Oggi è domenica, Riccardo è uscito un attimino, oggi e domani sarà di riposo, siamo molto contente ed è andato un attimino visto che oggi minaccia temporale, abbiamo evitato di uscire oggi nel pomeriggio, infatti vi ho aggiornate su Instagram. Tra l'altro, se non mi seguite su Instagram, vi invito a seguirmi, vi lascio il mio account qui. Perché ultimamente ho proprio tanta voglia di pubblicare anche le storie, vi chiedo di chiacchierare un po', ce la contiamo, mi fate delle domande, quindi insomma è carino interagire lì. È una semplicissima app per chi non ce l'ha, basta scaricarla gratuitamente, crearsi un account e mi potete aggiungere come Robertina underscore YouTube, vi basta scrivere Robertina e vengo fuori anche io, mi vedete subito. C'è già vento, infatti mi sa che sta arrivando proprio il brutto. Adesso vi faccio vedere. È proprio un po' bruttino, ma ho guardato il meteo e dice proprio che pioverà. L'Osmo è in carica, pronta per domani. Oggi non ho voglia di utilizzare quella, voglio una cosa più pratica perché oggi mi gira così. Faccio col telefono che faccio anche un po' prima. E stamattina mi è venuto un colpo perché con Riccardo, sì, adesso voglio provare anche a togliere il cerotto perché si è anche un po' bagnato, ho fatto il bagno a Bubi prima e ho fatto la doccia, per quanto stia attenta si è bagnato, quindi voglio toglierlo così respira un po', magari si sistema tutto prima. Vi appoggio un attimo qua sul mappo perché non sono comoda con una mano sola. E vi dicevo appunto che mi è venuto un colpo perché ieri Riccardo mi ha detto: vabbè, domattina mentre dormo fai che prendere le crocchette per Aaron, perché ce n'erano proprio tante così. Contate che sono grosse, sono dei chicchi grossi. Adesso Aaron lo vuole perché giustamente ha sentito che aprivo. E sono delle pallette grosse, quindi quando ne hai tante così ci fai tre pasti. Contate che lui, essendo cucciolo, ne fa 5 al giorno e non mi sono proprio resa conto che oggi sarebbe stato domenica ed è chiuso il negozio e non apre neanche domattina, ma domani pomeriggio. Quindi, cosa ho fatto? Ci ho aggiunto delle crocchette che tanto male non gli fa, dei campioni che mi avevano dato. Non so se ho ancora il sacchetto, aspettate. Avevo dei campioncini di questi, sono questi qua, due sacchetti e li ho aggiunti in mezzo e ho mescolato, tanto lui li aveva già mangiati, quindi quando non era stato bene di stomaco, quindi male non gli fa, sono per digerire facilmente, quindi digestione facile, protezione intestinale, quindi insomma male non gli fa. Le ho mischiate alle altre, così forse per oggi e domani mattina dovremmo arrivare. Se no, mal che vada, gli darò un bicchierino di Friskies con le nuove di Nala, che sono per cani normali, insomma, adulti. Pazienza per un bicchiere. Però dovrei arrivarci in realtà, perché mettendo quei due campioncini, insomma, ne sono uscite un po'. Dovrebbero bastare per altri, in realtà solo più tre pasti, perché ne ha fatto uno stamattina presto quando è tornato Riccardo, gliel'ha dato lui. Poi prima gliel'ho dato io, siamo a due, ne mancano tre. Più 1, 4 di domani mattina e poi pomeriggio vado a prendergliele. Speriamo di farcela. E niente, adesso vedremo cosa fare oggi pomeriggio. Niente di che, comunque, anche perché fuori piove. Poi quando c'è il momento, non devo dirla troppo forte con la parola. Ci vediamo un filmetto, ci rilassiamo un po'. Niente di che, anche perché sarà una brutta giornata. Non lo so, Riccardo mi ha mandato una foto, aspettate. E niente, sta arrivando con la merenda, ha preso una vaschettina di gelato. E adesso abbaia perché c'è il vicino che ha aperto la catenina della porta di casa per portarsi i cani fuori. Tutte le volte che sente passare qualcuno, parte impicchiata. E basta. Quindi niente, adesso metto via queste crocchettine, ma le metto via dopo perché adesso si è accucciato qua tranquillo. È sempre più grosso. Vi saluta Bubi laggiù che ha fatto il bagnetto. Fai ciao! No, Aaron! Subito tu!
ha fatto il bagnetto. Io sto guardando il video. Tu ti stai guardando un cartone. Io mi sto guardando un cartone. Bravo. Che va bene il video. Bravo. Come Eh sì, proviamo a togliere questo cerottino, va. Che schifo. Però è meglio se lo faccio asciugare perché poi rimane tutta la pelle mezza morta, che schifo. E boh, buttiamo tutto. Poi in caso se vedo che mi brucio cosa vado a mettermi un altro. Cioè, guardate che taglione. Non fa schifo. Metti a fuoco. Non mette a fuoco. Vabbè, c'è proprio una linea, ma proprio attaccato a lungo e ho fatto zac. Vabbè, comunque niente. Niente. Vedremo cosa faremo oggi. Tra l'altro in questi giorni vorremmo smontare il lettino, perché tanto si sta trovando bene. È proprio contenta, le piace, non ci vuole proprio più tornare in quel lettino. Quindi ha fatto la sua strada. Tra l'altro quello è il lettino di quando ero piccola, quindi veramente l'ho tramandato di generazione in generazione. Chissà che magari si fa ancora un giro con i miei figli. Non credo però, perché beh, funzionare funziona. Vedremo, io lo terrò, cercherò di tenerlo e vediamo. Boh, ci vediamo dopo, ho parlato abbastanza. Ragazzi, mi sono messa i jeans tenendo il sopra, tanto sono solo qua nei boschi e mi sto portando Aaron, faccio due passi così mi aiuta a digerire e si sta benissimo perché c'è l'aria, perché sta venendo brutto, infatti vi faccio fare un bel giro ma non so tantissimo perché devo anche portare Nala. E boh. Guardate chi c'è. C'è Elsa con me. E ho cambiato cane. Piano, piano. Nala, vieni. Prima ho lasciato Aaron libero e sono rimasta davvero piacevolmente sorpresa perché avevo un po' timore, vi dico la verità, a lasciarlo. E invece mi ha ascoltata, l'ho richiamato e è venuto subito, quindi ottimo. Lo rifaremo la prossima volta, magari ve lo filmo. Ok Nala, è giunto il tuo momento. Vai! Vai, 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 vai! Mi fa scassare. Piano, Ale, attenta dove metti i piedi, eh? Pianino, controlla sempre prima per terra, non come l'ultima volta che c'era la... c'era bagna. Eh? Laggiù sì, meglio non andare, amore. Nala le piace un sacco questo prato. Comunque qua ho lasciato Aaron, si è messo a correre, è arrivato fino alla cunetta là, poi l'ho chiamato e è tornato. A te. A lei le piace farsi grattare dall'erba così, un massaggio, vero Nala? Ti piace? Ti piace? Dai, corri Nala, corri! Ti prendo! Vi attenta dove metti i piedi. Nala! Nala! Aspetta, che lei ascolta molto. Polpetta! Oggi è venuta a farmi compagnia, a portare Nala. Grazie! Così allora, mi fai compagnia. Allora, ai fiori belli! E il braccialetto, sì. Il braccialetto belli. Occhio che mamma casca, se mi spingi, non mi spingere. Che bella che sei! Sempre più bella sei, lo dicono tutti, eh?
Ti scrivono sempre che sei bella e simpatica. Mamma, mandami i cuoricini. Sì, come nelle dirette, cuoricini. Sì. No, guarda, non c'hanno i cuoricini. Qui no, questo è video su YouTube. Sì. Perché sulla retta hanno i cuoricini. Sì, nella diretta. Sì. Qui no. Qui no. Manda un bacio, va. Mua. Mia cara. Patato. Guarda il nostro giardino. È il nostro giardino di prima, sì. Andiamo a casina? Sì. Dai. Allora, momento merenda. Bubi si è svegliata. Sì, il gelato io mi sono svegliata perché papà prende il gelato. Eh sì, stamattina l'ha preso, amore. Sì. Eh sì. E io ha preso. Ha fatto la cacca, ma niente per letta. Ha fatto anche la cacca. E quindi le avevamo detto, se fai la cacchina c'è il premio col gelato, se no. E quindi lei è stata bravissima che l'ha fatta, quindi premietto. Il gelato che ha preso è questo qua della Lidl, stracciatella crema spagnola gianduia, questo qua. E le faccio la coppettina tipo quella che prende sempre. Io faccio la coppettina. Io te la faccio la coppettina. E ve lo dico in totale sincerità, ci siamo mangiati anche noi un po' di gelato. Anche perché avete visto le storie della dottoressa Paola, dove dice che quando si sente il desiderio di mangiare un gelatino non bisogna sentirsi in colpa, ecco. E quindi la cosa che mi piace di appunto farmi seguire da lei è che non ti mette sensi di colpa e soprattutto si mangia nella dieta con la dottoressa Paola, ovvio. Non è che si può mangiare gelato tutti i giorni. Ovviamente noi per mangiare il gelato oggi abbiamo rinunciato allo spuntino di metà mattina e allo spuntino del pomeriggio. Cioè abbiamo unito le due cose e oggi ci siamo mangiati un gelatino fresco. Ogni tanto sì, si può fare. E niente, gliel'ho messo in questo contenitorino qua, perché sennò poi nella coppa grande non mi rendo conto, perché per lei che è piccolina. Invece qua sembra la coppetta quella del... che prende in gelateria. E qua c'è, io odio, voi ormai lo sapete, io odio questo ciuffo, questa punta io la detesto, la odio proprio. E voilà, signorina, il suo gelatino. Grazie. Prego. E quindi niente, tra l'altro una di voi mi ha scritto nei commenti che appunto voleva informazioni per essere seguita anche lei dalla nutrizionista biologa Paola Marotta, che è la mia dottoressa, e dicendomi appunto se ero contenta perché ultimamente mi vedeva meno fiscale nel mangiare sano. Non è assolutamente così, nel senso che ultimamente non vi sto filmando tantissimo perché le ricette si ripetono. Io ho ancora sempre il vecchio piano alimentare che mi ha fatto più o meno un mesetto fa, perché durano un mese, quindi dopo un po', sono sincera, mi passa la motivazione di farvi vedere sempre le stesse ricette, e quindi me ne parlo un po' di più all'inizio, poi voi sapete ormai che sono sempre seguita da lei. Però adesso, domani, se non erro domani, dovrei avere il controllo. E avendo fatto la visita di persona con lei a Torino, posso fare i controlli online, e quindi domani ho la visita e a breve ci sarà il nuovo piano alimentare, quindi tornerò ad essere fiscale, state tranquille. Semplicemente in questo mese abbiamo avuto la comunione di fede, abbiamo avuto dei compleanni, ci sono state delle cose che ci hanno portati a magari dover goderci quelle giornate speciali, e quindi in questo mese siamo stati un po' così per quello. Però noi, se ci vedete mangiare la pizza, sappiate che nel piano alimentare meno chili più sorrisi c'è, per esempio, io ho la pizza, il sushi o il panino tutti sabato sera. Poi decido io, cioè se mi capita, che ne so, di voler festeggiare perché Federico se ne va poi dal papà e vuole la pizza e la vuole il giovedì sera, io magari la mangio il giovedì sera e il sabato sera mangio bene.
cioè ce la giostriamo un po' come, come anche io mando la vocale a scuola, ecco. Quindi insomma era giusto per chiarire la cosa, assolutamente noi continuiamo a essere a dieta, anche se non mi piace chiamarla dieta, è proprio uno stile di vita, quindi vederla come una dieta e dire non sei più fiscale come prima è anche sbagliato, perché non è una dieta, è uno stile di vita e quindi ci si può anche un pochettino, cioè la dottoressa Paola penso che non ce l'avrò per sempre dietro di me a farmi da guida. Quindi piano piano sono io che nel tempo poi avrò imparato una consapevolezza, quindi so giostrarmi quanto pane mangiare, quante gallette, quanto Wasafit, quindi so che non devo andare oltre le due Wasafit, piuttosto che il pane privilegiare le cose integrali. Per esempio ho imparato che i carboidrati a pranzo vanno mangiati una, massimo due volte a settimana, in determinate dosi, quindi cioè è proprio un insegnamento che non durerà per sempre con lei, però che mi ha dato una guida per arrivare al mio obiettivo, quindi ci tenevo a chiarire questa cosa perché non mi è piaciuto tanto. Sì. Facciami lo corpo. Sì. Non mi è piaciuto tanto il discorso non sei più fiscale, non bisogna essere fiscali, anzi bisogna viversi la vita, perché altrimenti risulta una dieta e risulta poi noiosa e ti viene la depressione. Cioè bisogna, la dottoressa Paola lo dice sempre, seguitela su Instagram, vi lascio il suo contatto qui sotto in info box, c'è sempre stato e c'è sempre tutti i suoi contatti, il numero di telefono, Instagram, tutto quello che può portarvi a lei, perché è veramente una dottoressa che non ti impone ma che ti guida ed è una cosa molto diversa. 7:30 di sera, piano che ci sono le macchine che possono arrivare, stai sul bordo della strada di qua, brava. Visto che avendo mangiato il gelato a merenda non abbiamo per niente fame, abbiamo deciso di farci due passi in paese. Allora, andiamo. Stiamo facendo una passeggiata. Mega passeggiata. Yes. Proseguiamo. Sogni d'oro. Brava. Brava.